Ciao ragazzi, benvenuti nell'ultima puntata dei pronostici sulla Serie A. È l'ultima perché è l'ultima giornata, quindi comincerei subito senza stare in troppe chiacchiere. Sabato Juventus-Verona è una festa. Verona che non ha più nulla da chiedere, Juve che non ha più nulla da chiedere in quanto già campione d'Italia, campionessa d'Italia da una settimana circa. E quindi partita che servirà per celebrare Gigi Buffon che saluta il mondo bianconero e per celebrare appunto le due vittorie bianconere di Scudetto e Coppa Italia. Un pronostico non lo posso fare una partita del genere, penso che alla fine la Juve vinca proprio perché è una giornata di festa, ma non credo che, credo che sarà una partita a ritmi molto blandi e proprio la classica partita di fine campionato. Domenica invece c'è il fulcro della Serie A, cominciando con Genoa-Torino, questa è un'altra partita, sono andata 0-0, partita di fine stagione, metto 0-0, credo che Genoa voglia far bene, salutare il proprio pubblico, ecco, mettiamo 1x, va. Cagliari-Atalanta alle 18 cominciano le partite quelle che contano, Cagliari-Atalanta vale sia per la salvezza del Cagliari che per l'Europa League dell'Atalanta, l'Atalanta è quasi in Europa League, non è certa, e comunque dovrà cercare di provare fino all'ultimo di evitare i preliminari, cosa che è da evitare il più possibile, insomma. Credo che l'Atalanta possa battere il Cagliari a Cagliari, quindi io metto l'X2 per l'Atalanta. Chievo-Benevento, io qua ho pochi dubbi, metto l'1 del Chievo perché giocherà alla morte per fare i 3 punti che consentirebbero ai veronesi la salvezza. Udinese-Bologna, stesso ragionamento, 1, Bologna non aveva da chiedere, l'Udinese sì, giocherà alla morte e secondo me vincerà. Attenzione a Napoli-Crotone, partita da X2, perché il Crotone secondo me potrà andare a fare il risultato al San Paolo, proprio perché il Napoli a questo punto veramente ha già raggiunto anche il record di punti, quindi non ha veramente più nulla da chiedere, ma proprio nulla da chiedere al campionato, il Crotone invece si gioca l'ultima chance per potersi salvare, o vince, o comunque fa punti, o è giù, quindi X2. Spal Sampdoria, attenzione, la Samp non ha veramente nulla da chiedere, manco la Samp. La Spal invece, partita della vita, metto 1 e 3 punti per la Spal. Alle 20.45 giocano una partita inutile come Sassuolo-Roma, Sassuolo già salvo, la Roma già in Champions, metto vittoria della Roma, tranquillo, 1-2, ma partita anche questa di fine stagione. E la partita probabilmente, quella che oltre alla salvezza dà l'accesso alla Champions, un vero e proprio spareggio tra Lazio e Inter. Vedo l'Inter favorita per due motivi, perché intanto perché comunque l'inferno l'hanno vissuto sabato scorso perdendo col Sassuolo, ma se ne sono usciti attraverso il purgatorio della Lazio, che non è riuscita a vincere col Crotone, e adesso la Lazio è in difficoltà. E il secondo motivo è proprio una questione di nome, di uomini, la Lazio ha tanti giocatori fuori, l'Inter invece è al 100%. Perciò credo che l'Inter andrà a fare risultato a Roma, non so se vincerà, quindi non so se passerà in Champions. Mettiamo, io metto un X2, ma credo che l'Inter, come ho già detto, ce la farà a fare risultato a Roma, non so se ce la farà a qualificarsi, questo vedremo. Per la classifica cannonieri invece non mi stupirei se Icardi raggiungesse Immobile proprio domenica, cioè magari finire in 2 a 29 gol, non è da sottovalutare la cosa. E dunque niente ragazzi, previsione, dunque credo l'Inter potrebbe andare in Champions assolutamente, ma non è scontato, la Lazio ha 2 risultati su 3, credo che alla fine la classifica Europa League non cambi, Milan, Atalanta e Fiorentina rimarranno queste le posizioni, e per la salvezza vedo male il Cagliari ancora, perché Spal e Crotone insomma potranno fare risultato, il Cagliari secondo me troverà molto molto duro con questa Atalanta, però chiaramente è anche vero che il calcio è strano e nulla si può dire. Insomma, nulla può essere sicuro. Ragazzi, è stato un anno anche questo molto lungo anche per i pronostici. Mi sono come sempre divertito tantissimo. Saluto gli amici di YouTube, del canale Fuori Rosa TV, e saluto anche gli amici che mi stanno sentendo su Spreaker, in radio, in web radio, su Fuori Rosa Radio. Saluto tutti, vi auguro un buonissimo weekend, l'ultimo weekend della Serie A, e ci sentiamo con i prossimi video. Ciao!